Come impostare una buona politica estera in materia economica? Quali possono essere le linee guida per politica estera in materia di economia del Partito Democratico, del governo del Partito Democratico e della coalizione progressista in Italia nei prossimi anni, sia che questo avvenga nel 2011 o nel 2013 o prima di questa data. Prima di tutto si tratta di impedire nuove crisi come quella di Wall Street del periodo compreso fra il 2009 e il 2010. Una crisi che si può facilmente evitare in futuro soltanto se esiste un coordinamento economico mondiale, se esiste una struttura che sovrintenda alle operazioni palesemente illegali o palesemente scorrette nei mercati. Questo da un lato si sta creando, ma in modo puramente parziale purtroppo sinora, e dall'altro va sollecitato e creato anche per iniziative appunto del governo italiano e per iniziativa del Partito Democratico. Secondo punto. Finora l'Italia si è qualificata spesso per una politica estera ispirata a un monetarismo, oppure ispirata a una politica delle banche centrali, o ancora a una politica estera ispirata a un'economia di tipo tradizionale. È assolutamente necessario passare a un tipo di politica estera basata su un'economia sociale di mercato, e questo è un riconoscimento che viene da ogni parte, un riconoscimento che è già unanime su questi temi. È necessario anche passare a un'economia etica, e anche questo è un punto di vista che è condiviso da entrambi gli schieramenti politici e che è ampiamente diffuso nell'opinione pubblica italiana. Quindi non trova difficoltà a avere applicazione neanche a livello industriale o a livello del personale occupato, quindi del parere favorevole da parte della base operaia o impiegatizia del lavoro italiano, che ovviamente in un'economia etica si trova avvantaggiata rispetto a un'economia liberista, di neoliberismo o di un'economia di sfruttamento, che ovviamente penderebbe dal lato della bilancia in direzione dei proprietari, in direzione delle multinazionali, in direzione degli imprenditori più grandi e molto meno in direzione dei lavoratori o dei dipendenti o delle categorie da sempre sfruttate, e tantomeno dei piccoli imprenditori o degli artigiani. Terzo punto di una nuova politica estera in materia economica è appunto la valorizzazione del lavoro italiano. In che modo valorizzare il lavoro italiano? Enrico Letta, parlando del 2011, parlava di valorizzazione della creatività, di nuovo rinascimento, di nuova valorizzazione di quei principi del lavoro e della creatività italiana che hanno trovato il fulcro e il punto di apoteosi proprio nel Rinascimento e nel periodo tra 1400 e 1500. Ricordiamo che quell'Italia era un'Italia in cui c'era relativamente poco analfabetismo, relativamente poca povertà, relativamente poca disoccupazione o emarginazione, paradossalmente. Eppure eravamo addirittura nell'ultimo Medioevo, ai confini fra Medioevo e Rinascimento. Perché tutto questo? Perché l'economia funzionava, perché ad ogni livello, a livello industriale, ovviamente non esisteva l'industria moderna, si parla dell'industria riferita al commercio più che altro e all'artigianato, l'industria funzionava, i commerci funzionavano. E questo è un modello che può essere applicato anche nell'Italia di oggi. Quando si dice retoricamente, si parla di un nuovo rinascimento in Europa e in Italia, e si è visto poi in realtà che siamo ai limiti di un nuovo Medioevo più che di un nuovo rinascimento. Abbiamo un Papa tedesco e non lo avevamo dall'anno 1000, in pieno Medioevo, e quindi ritorniamo a una situazione medievale. Abbiamo una Lega che si esprime sempre in termini medievali e che anche ieri si è riunita a Pontida, quindi in un luogo del Medioevo, richiamando Alberto di Giussano. Quindi il Medioevo, addirittura il 1100. Abbiamo poi degli ideali patriottici che al massimo si riferiscono al Risorgimento, quindi a 1800, ma che non vedono certo il futuro, non si delineano in funzione del futuro e di un nuovo patriottismo di matrice europea e non soltanto di matrice italiana, che rischia, ma non è un rischio, è anche un vantaggio di essere in futuro, e sarà una cosa simpatica, un patriottismo del villaggio globale, dunque un patriottismo del pianeta Terra, quindi neanche più del proprio paese o della propria città o della propria regione o della propria nazione o del proprio continente, ma addirittura un patriottismo planetario. E non è detto che questa sia un male, visto che questo viene a coincidere con l'identità ecologista e quindi con l'identità di tutela e rispetto dell'ambiente, del pianeta, che è in ultima analisi è la patria di tutti, è la nostra patria, è la patria comune di tutti gli abitanti del pianeta, appunto in tutti i continenti. E in tempi appunto di tsunami e di terremoti più frequenti del solito, questo dovrebbe anche far riflettere.
visto che è la via giusta da quel punto di vista. E naturalmente l'economia, appunto, deve tener conto anche di questo. Si deve sviluppare un'economia sostenibile. Nello sviluppare un'economia sostenibile si propone anche il tema del prodotto interno lordo. Qualcuno, anzi più di uno, anche tra quelli della nostra parte, ad esempio Visco, quindi persone qualificate, sostengono che il prodotto interno lordo va lasciato così com'è. Al massimo vi si possono affiancare dei parametri di specificazione, non si può sostituire, non vi si può integrare in modo differente. Altri propongono un prodotto interno lordo che tenga conto dei beni culturali e quindi del sistema economico specifico di un paese. In Italia ovviamente sarebbe fattore dominante questo. Altri ancora che tenga conto del lavoro femminile o che tenga conto del lavoro degli immigrati. Certo è che il fattore del prodotto interno lordo è fermo al 1800 e siamo nel 2010, quindi in qualche modo dovrà pure essere sostituito o aggiornato prima o poi e reso anche compatibile con le nuove tecnologie, perché quando è stato creato ovviamente non esistevano i computer, non esisteva la società informatica, non esisteva lo schiavismo tecnologico, che è un fattore che non influenza non poco l'economia attuale e non può che influenzare non poco anche l'economia futura. Il mondo dunque, e questo è un altro fattore politico rilevante della nostra politica estera in materia economica, si deve liberare sia dello schiavismo sul lavoro agrario, basta pensare a quello che è successo con gli immigrati di colore utilizzati per raccogliere i frutti nel sud, per raccogliere i pomodori nel sud, sia dello schiavismo a livello della piccola impresa, a livello delle imprese con pochi dipendenti e quindi lo sfruttamento minorile, lo sfruttamento degli immigrati, lo sfruttamento di disoccupati usati senza tirocinio, senza contratti, senza garanzie di sicurezza del lavoro e di sicurezza sul lavoro a costo zero. Lo stesso vale per i cantieri, naturalmente, questo è implicito, dove pure si sviluppano tanta parte delle morti sul lavoro, delle cosiddette morti bianche, che tuttora rimangono un punto fondamentale da risolvere, un nodo fondamentale da risolvere in qualunque politica estera nel lato economico, visto che sono anche un problema internazionale e mondiale, non soltanto un problema locale, non solo certo un problema che esiste in Italia. Poi lo sfruttamento e la schiavitù a livello del terziario e quindi creare una società dove non ci siano più impiegati fantozzi o impiegati servili o impiegati sudditi e dove le famiglie di quegli impiegati non siano più delle famiglie in condizioni di miseria o in condizioni di arretramento sociale, ma anzi di avanzamento sociale e di ascensore sociale, come ama chiamarlo l'amico Walter Veltroni, fondatore del nostro partito. Vi è poi la questione dello schiavitù tecnologica e dello schiavismo tecnologico. Una politica estera valida deve servire a evitare anche questo in futuro e a evitare che questo sia un fattore preponderante e dominante nel futuro, ma anzi che declini rapidamente. La sottomissione dello schiavismo tecnologico anche nel lavoro fatto a casa per via telematica. Questo riguarda anche poi lo schiavismo per la produzione di prodotti italiani. Basta pensare all'utilizzazione delle industrie tessili italiane o delle industrie auto, del personale per industrie auto in Polonia, in Brasile, per industrie tessili in Africa o in Asia, che viene utilizzato in modo abbastanza dubbio o discutibile. E con quali garanzie di sicurezza del lavoro e sul lavoro? E con quali controlli, con quali verifiche da parte del governo, da parte dei ministeri, da parte dei sindacati? No. Sia di quelli di quelle nazioni, sia da quelli italiani, sia dai sindacati internazionali. Si pone anche il problema di una creazione di un sindacato mondiale, di un sindacato continentale, di sindacati continentali e sindacati mondiali, in modo tale, non certo un sindacato unico ovviamente, in modo che ci siano più garanzie, più controlli incrociati, più verifiche per i lavoratori. Un'economia, si è detto, non monetarista. Un'economia basata sulla solidarietà, basata sul welfare e su nuovi tipi di welfare che non risentono dei difetti del welfare inglese, né dei difetti del welfare italiano, né di quello francese o tedesco, e neanche dei limiti dell'healthcare americano. Dunque, un'economia migliore anche da questo punto di vista. Infine, una politica economica non può non estirpare il problema della fame del mondo e il problema della disoccupazione nel mondo e il problema dell'arretramento economico delle nazioni. Molte guerre, molte carestie, molti pericoli per il futuro verranno da questo e vanno evitati mediante l'intervento su questi fattori. Abbiamo detto anche in altre occasioni che la Cina si può liberare dal pericolo di essere una potenza di guerra, diventare una potenza di pace proprio liberandosi dal rischio di crisi economiche. Lo stesso vale per la Russia, che deve essere potenza di pace in futuro, potenza economica di pace, per il Brasile, per la Corea, per i nuovi paesi emergenti, per il Giappone stesso, dunque per tutti i paesi emergenti nel mondo. Grazie.